Non ce l'ha fatta Roberta, la giovane malata di cancro che aveva commosso l'Italia quando lo scorso ottobre si era laureata in mediazione linguistica e culturale mentre effettuava le chemioterapie in ospedale. A dare la tragica notizia è stato il dottor Raffaele Addeo, oncologo dell'ospedale di Frattamaggiore, che aveva in cura la giovane donna. La campana della vita non ha suonato per la nostra carissima Roberta. Per quanto sforzo e impegno possiamo metterci, non sempre riusciamo a sconfiggere il mostro. E non sempre il mostro può essere sconfitto, siamo umani. Roberta ha combattuto come una guerriera, ci ha resi fieri, orgogliosi della sua determinazione, siamo stati contagiati dalla sua voglia di vivere. La sua condizione era però troppo grave e nonostante le cure Roberta non ce l'ha fatta, ci ha lasciati con un grande vuoto dentro, scrive il dottor Addeo, ci ha insegnato una grande lezione. Lottare fino alla fine perché ne vale sempre la pena per se stessi e per chi si ama. Tutta la dedizione che l'intero ospedale le ha dedicato, la sua storia e la sua delicatezza ci motivano ad accudire con ancora più attenzione i nostri pazienti. Ai suoi cari e alla sua famiglia va tutto il nostro cordoglio ed affetto. Che la terra ti sia lieve, Roberta.